fatto, sei buono! Madonna, aspetta, che non mi... Vai! Tutto è buono! Tutto calmo, che il vino è torrigliato! Secondo solo, eh! Pronto? Bro? Ehi, ciao! È finita la scuola! Sì, comunque saluta YouTube. Oh, bella! Dai, dai. Ti saluto, sto a fare un video, poi domani lo carico, bella. Come speriamo non mi bocciano, brutta cosa. Ciao, ciao. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale, incredibile, Snoopy, ci credi che siamo tornati oggi? Che cosa stai facendo? Io ti ricordo che sei un maschio. Quindi dal Vangelo Giovanni II i maschi non dovrebbero baciare i maschi. Comunque signori, siamo tornati sul mio canale. Siamo tornati qui con questo nuovo video. Il primo da libero. Un cazzo, perché mi sa che c'ho un debito. Però ne parleremo dopo. Perché come avete sentito, forse Erna viene steccato. Quindi siamo comunque meglio di lui. Comunque oggi siamo qui con un nuovo vlog. Che era un bel po' che non vi portavo questa tipologia di video. Perché appunto è finito l'anno. E quindi parliamo. Facciamo un po' di tiriamo le somme. Allora io comincerei proprio dalla scuola. Che come sapete è iniziata da 9 mesi ed è finita da un minuto. Allora, intanto ditemi anche voi qui sotto nei commenti come vi è andata quest'anno, perché comunque sono curioso, scambieremo 4 chiacchiere come al solito. Io vi dico che personalmente sono soddisfatto, perché è stato un anno molto impegnativo dal punto di vista scolastico, dal punto di vista della vita in generale e anche su YouTube. Perché per il primo anno sono stato al Games Week, quindi comunque ho dovuto saltare 2 giorni di scuola, 4 giorni in tutto a Milano, 2 di fiera, e sono stato benissimo. Poi ve ne avevo anche già parlato nel video del mio 2015 che vi lascio qui sotto in descrizione. Poi ovviamente c'è stato anche il Romix, che sì era qui a Roma, però comunque ho saltato altri 2 giorni di scuola, 4 in tutto di impegni vari per la fiera, che comunque è stata bellissima, penso la fiera più bella che ho mai, a cui sono mai stato, perché a parte c'era bella FIFA e quindi abbiamo fatto casino, ma poi anche lì trovate l'after movie qui sotto in descrizione, probabilmente a schermo, perché veramente è stata un'esperienza ignorantissima, però bellissima. E come sapete, come avete potuto anche vedere dall'after movie, ho avuto anche la possibilità di passare un po' di tempo dietro gli stand, poi un po' di tempo, tutto il tempo, dietro gli stand assieme ad altri youtuber con i quali ho anche fatto amicizia, più o meno, nel senso che l'ho conosciuti e tutto quanto. Questo ovviamente ha influito sulla scuola, ma non tantissimo, perché comunque a me fanno ridere quando mi dicono: guarda che tu dedichi troppo tempo a YouTube, c'è lo studio. Ah sì. Se non facevo YouTube, probabilmente stavo per strada a farmi le canne come fanno i miei coetanei, quindi te che volemo parlare? Magari non così esagerato, però il senso è che a me fa ridere sta gente, perché che cosa vuol dire YouTube? Se non avessi avuto YouTube, avrei avuto un'altra passione, altri interessi, veramente probabilmente potevo anche stare per strada a farmi le canne come fanno alcuni. Questo per dire che non diamo sempre la colpa a YouTube, carissimi genitori, visto che non è che io prima di aprirmi il canale su YouTube avessi 8 e 9 a scuola. È normale che con l'età che ho, con la testa che ho altri interessi. Ognuno fa quello che può, i miei magari, ecco, mi rimproverano un po' di più perché sanno che io potrei dare di più a scuola, però magari a volte mi accontento. Quest'anno però devo dire che non è stato così, nel senso che quando ho potuto, quando ci sono riuscito, ho fatto tanto, ho anche avuto tanto. Morale della favola, il debito in greco. A parte questo debito al 70% di greco, per il resto comunque ho una situazione tranquilla e ho fatto quello che dovevo fare nei 9 mesi di scuola, adesso mi godo le vacanze. E siamo arrivati al secondo argomento del giorno, ovvero l'andamento del canale. Allora, perché? Perché ovviamente se in questi 9 mesi io sono andato a scuola, ho fatto anche video su YouTube contemporaneamente. Il canale è cresciuto tantissimo, cioè sinceramente non mi sarei mai aspettato una crescita del genere, soprattutto nell'ultimo periodo. Grattamose, perché magari se fermiamo adesso io non voglio. Allora, io ho iniziato quest'anno, quindi da settembre, che avevo 3100 iscritti, perché ci ho messo tipo una vita ad arrivare ai 3000, ai 3200, questo non si sa perché. Infatti era il periodo di metà settembre in cui Zlatan mi aveva anche superato di iscritti, però l'ho ripreso da poco. E ormai, ciao core. Nel momento in cui ho iniziato la carriera, ed era poco prima del Games Week, quindi vi parlo di metà ottobre comunque, fino a Natale io ho collezionato la bellezza di 1000 e passa iscritti. A febbraio invece siamo arrivati a 5000 iscritti,
da quel momento in poi la cosa bella, la cosa che più mi ha dato soddisfazione e che non è da sottovalutare, perché vedo canali con molti più iscritti di me che però questa cosa non riescono ad averla, ovvero tutti i video sopra le 1000 visualizzazioni. Io non so come ringraziarvi, perché avevo fatto anche un video tempo fa sulle visualizzazioni, sul fatto che non ci si debba lamentare troppo. Alla fine i numeri mi stanno a dare ragione, ragazzi, perché è così. Perché se non avete visto quel video, andatelo a vedere, anzi vi lascio uno spezzone qui al volo. Se voi dovete ottenere qualcosa, ricordatevi che con le lamentele non si ottiene nulla, facendo la vittima non si ottiene nulla. Metteteci sempre lo stato vitale al massimo, ragazzi, e ricordatevi soprattutto che YouTube è un divertimento. Quindi vi dico con tutta sincerità che il canale sta andando molto bene, che questo non vuol dire che adesso che il canale va bene sono felice e poi quando il canale va male lo chiudo, assolutamente no, anche perché se voi vi ricordate bene ci fu uno spezzone del mio 2015, il video conclusivo dell'anno, in cui io dissi queste parole, testuali parole proprio. Ora sono a 4.000 iscritti e li ho raggiunti comunque da poco. L'obiettivo che mi ero prefissato per fine 2015 era di raggiungere almeno i 5.000, ma direi che non mi posso lamentare per il resto. E quindi proprio alla luce di quest'anno continuerò ad andare avanti per la mia strada e magari anche i numeri mi daranno ragione. Diciamo che ci stiamo lavorando, eh. Arriviamo adesso a parlare del terzo argomento del giorno, ovvero questo. Ed eccoci tornati qui su L Radio, sono sempre io, sempre Federico, e parliamo del nostro primo argomento di oggi. Intanto volevo ricordarvi il progetto iSchool Radio, vi ricordo di votarci al link www.iSchoolRadio.it e di passare dalla pagina Facebook, ovviamente, iSchool Radio. Esatto, infatti il 10 novembre 2015 io caricavo un video sul canale, che è questo qui che state vedendo in questo momento, in cui annunciavo che il pomeriggio sarei stato per la prima volta in radio come ospite, ovviamente. A fine puntata il fonico arriva da me e mi fa: senti, comunque, cioè, sei bravo, perché non resti per le puntate settimanali? A me ovviamente ha fatto molto piacere e, che ve lo dico a fa, ho accettato. Non mi pagano, tranquilli, è gratis ancora. E anche l'ultima puntata, essendo appunto l'ultima, eravamo lì un po' tutti insieme, io, Leonardo e Ginevra, che siamo stati i tre più attivi del gruppo, composto da 5 persone che poi sono rimaste de meno. Ci siamo fatti un po' di risate e diciamo che non era molto seria l'ultima puntata che abbiamo fatto, che è stata martedì scorso. Adesso volevo lasciarvi uno spezzone proprio dell'ultima puntata, perché penso sia una cosa bellissima, nel senso che le cazzate non si contavano più. Io poi mi contengo molto, come sapete. E poi soprattutto c'era live su Facebook. Comunque siamo in diretta su Facebook, ragazzi. 0 e 20 secondi in questo istante. Ci sono troppi spettatori. Esatto, che non è scritto il numero. Esatto. Grazie, momento serietà, perché non conoscevo la radio, non conoscevo il progetto e sono stato qui perché lui mi ha invitato come youtuber, come ospite la prima volta, e poi mi ha fatto piacere comunque restare qui e passare tutto sommato dei mesi molto belli in compagnia di belle persone, dopo i soldi, mi raccomando. La cosa che penso non dimenticherò mai dell'ultima puntata in radio è stato il bestemmione che ha tirato il nostro tutor, che ha del clamoroso, che poi si è sentito, cioè in diretta non si è sentito, per la live su Facebook si è intrasentito, noi l'abbiamo sentitissimo. La cosa imbarazzante è che praticamente in radio, come ben sapete, vengono mandate delle canzoni. L'intro della canzone, che sarebbe la parte strumentale prima che il cantante inizi a cantare, è composta tipo, che ne so, da 10 secondi, 7 secondi. Quindi quando parte l'intro tu capisci che sta per concludersi tutto. Noi stiamo facendo l'ultimo talk, quello dei saluti, e quindi a un certo punto io stavo vicino al computer, vedo l'intro che parte, vado in panico perché ancora non eravamo pronti. In realtà non dovevamo essere pronti perché quella era una prova, e però non me l'avevano detto gli infami, quindi non doveva partire la canzone finale lì. Solo che io, con molto charme e molta e molta incertezza allo stesso tempo, ero convinto che fosse la fine. Quindi, vabbè, così è andata. Ok, noi vi ringraziamo per essere stati qui. Buon proseguimento con la programmazione di L Radio e vi lasciamo a... niente. E vi lasciamo a... No, vabbè. Vi lasciamo a... niente. Bene, signori, prima di salutarci, ovviamente la domanda che molti si faranno è: sì, ma adesso che fai? Ah, adesso proprio mi vado a preparare perché sto in ritardo ad andare a cena fuori.
Però se voi pensate all'adesso più riferito a YouTube, che faccio? Allora, ho iniziato una nuova serie di cui vi lascio il primo episodio qui sotto in descrizione, che è La scuola fa schifo, scritto ovviamente appositamente male perché c'è anche lo sveglio di turno che mi ha scritto: Guarda che hai scritto male scuola! La cosa imbarazzante è che non si era accorto che avevo scritto male anche schifo, ma vabbè. Per quanto riguarda la carriera, maggiori informazioni le avrete più avanti, e quindi per più avanti intendo domenica, perché uscirà la finalona di Coppa Italia. Mi raccomando, non perdetevela alle ore 11 sul canale. Mentre venerdì, quindi l'ordine cronologico è andato a puttane perché c'è prima venerdì e domenica, uscirà un video che voi dovete assolutamente vedere, perché con Camp faremo questa miniserie dedicata all'europeo, ed è ovviamente una serie riferita all'europeo, grazie al cazzo, voi direte. Però non posso dirvi altro perché il video che uscirà venerdì sarà un video bello a parer mio, però ovviamente di presentazione, quindi che cazzo serve se vi dico tutto adesso? Detto questo, signori, il video di oggi può concludersi anche qui. Spero di avervi fatto compagnia per questi minuti, che non so quanti siano stati, con l'esperienza di quest'anno che si è appena concluso dal punto di vista scolastico, di qualche mia esperienza riguardante sempre quest'anno. Ovviamente quello che posso dirvi è di restare sintonizzati sul canale, quindi stay tuned nel prossimo periodo, perché ovviamente il canale va avanti, non si ferma, ci mancherebbe. Per il momento l'appuntamento è rimandato a venerdì, noi ci becchiamo con i prossimi video, signori, qui sotto in descrizione tra tutti i miei social e i vari link che vi possono essere utili. Io vi saluto, bella raga.